Ciao ragazzi, approfitto della febbre per fare un nuovo video. In questo video volevo darvi la mia opinione e qualche consiglio sul mixer Behringer XR18. Stiamo utilizzando questo mixer da un paio di mesi con la mia band e ci stiamo trovando davvero bene. Quindi volevo elencarvi pregi e difetti e dare qualche consiglio a chi lo sta per comprare. Iniziamo subito. Sicuramente un pregio molto importante sono le dimensioni. Si tratta di 33 x 14 x 14 cm per un peso di 3,4 kg, quindi dimensione e peso lo rendono sicuramente un mixer molto trasportabile e un mixer molto comodo. Un altro pregio molto importante sicuramente è il fatto che ha preamp Midas, quindi un'ottima qualità sonora. A livello di ingressi abbiamo 16 ingressi combo, molto comodi quindi anche per collegare una chitarra acustica o una tastiera direttamente col jack. 6 uscite aux per le casse spia e il classico ingresso jack stereo per collegare o un computer o un cellulare per far ascoltare la musica. Un'altra cosa importante è sicuramente la possibilità di poter registrare multitraccia. Ancora non l'ho fatto mai, ma ho visto diversi video, i quali elencherò qui sotto, in cui alcune band hanno registrato il proprio live tramite questo mixer. E sicuramente può venire comodo a molte band. Come vedete qui c'è questo ingresso USB, il quale va semplicemente collegato al computer e mentre si suona live, il computer registrerà in multitraccia tutto il live. Prima di passare a farvi vedere come funziona l'applicazione per gestire il mixer, volevo passare direttamente ai difetti. Il difetto principale di questo mixer è il router interno. A chi compra questo mixer consiglio assolutamente di collegare un router esterno perché il router interno è davvero molto inaffidabile e quindi per un live molto rischioso. Succede spesso che si disconnette e durante un live è davvero una cosa impensabile avere questi tipi di problemi, quindi assolutamente comprare un router esterno. Un secondo difetto è sicuramente il fatto che non hanno ancora sviluppato l'applicazione per iPhone, quindi chi ha l'iPhone come cellulare purtroppo non potrà gestire questo mixer, ma il mixer potrà essere gestito da tutti gli iPad e da tutti i dispositivi Android, oltre che ai computer. Ciao ragazzi, iniziamo subito nel farvi vedere come si gestisce il mixer tramite l'applicazione per Android. Allora, per prima cosa andiamo nella lista delle reti Wi-Fi alle quali possiamo collegarci e in questo caso ci colleghiamo alla rete Lumaca, che abbiamo chiamato noi, del nostro router esterno collegato al mixer. Fatto questo, andiamo immediatamente nell'applicazione. La prima schermata dell'applicazione è questa qui e non dobbiamo fare altro che cliccare cerca e in automatico trova il nostro mixer. Ora, cliccandoci su, entreremo nel nostro mixer, quindi, e da notare come utilizzando il router esterno, com'è veloce a caricare tutto quanto. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, questo è uno dei preset che utilizziamo con la mia band live. E ad ogni canale è possibile attribuire un colore in modo tale da distinguerlo bene e in alto scrivere il nome dello strumento, in questo caso kick, quindi la cassa. Vi faccio notare che mentre sto gestendo il mixer, con un cavo stereo sto mandando un segnale al mixer per poter farvi vedere come si comporta il mixer con un segnale. Quindi questo significa che il cellulare vostro, se è un buon cellulare, mentre lo utilizzate come mixer, lo potete utilizzare anche per qualcos'altro. Ora, spero che si veda bene tutto quanto. Con il cellulare il mixer si divide principalmente in canali da 1 ad 8. Da 9 a 16 abbiamo i 6 aux, abbiamo il segnale principale, cioè di linea d'ingresso, intendo, scusate, e poi per andare negli aux qui abbiamo la lista di tutti gli aux. Se ad esempio clicco aux 1, per andare dalla sezione esterna alla sezione aux basta clicco send fader e in questo caso mi trovo nella schermata dell'AUX 1 che ho selezionato qui. Se qua clicco AUX 2 andrò nella sezione della cassa spia 2. Togliendo il send fader
torno alla sezione esterna. Ora vi faccio vedere come si comporta per ogni canale. Se ad esempio clicco su Kick, nel quale ho un segnale, da notare questo qui che vedete è il segnale d'ingresso che ho in questo caso. Quindi io clicco qui sul canale e in una sola schermata riesco a vedere sia il gain, sia il fader, quanto è, il gate, l'equalizzazione e il compressore e tutte le mandate. Ora, di base il mixer ti dà qualche preset che magari potrebbe rimanere comodo se si tratta di fare un mix super veloce e tutto quanto. Ma adesso vi faccio vedere ogni sezione. Se io clicco ad esempio su gate, compare questa schermata. C'è sia la schermata in versione semplice, sia la versione esperto con più parametri da poter gestire. L'equalizzazione, come vedete, la cosa molto utile è che ha anche l'analizzatore di spettro, quindi mentre equalizzate vedete sotto anche come si comporta, diciamo, il suono che ricevete. Poi abbiamo il compressore che, come il gate, c'è cioè sia in versione esperto sia in versione semplice. E poi, come vi dicevo qua, tutte le mandate. Chiaramente ogni show lo si può salvare, da notare qui sotto. Lo si può salvare sia sul cellulare che all'interno del mixer, in modo tale che se la volta dopo accediamo con un altro cellulare lo troviamo. Ora, chiaramente in questo video non voglio farvi vedere tutto perché sennò il video durerebbe, non so, mezz'ora, però vi voglio far vedere le caratteristiche principali. Ora, ad esempio, caratteristica molto importante, ad esempio, se sulla cassa spia c'è un fischio, andiamo nell'equalizzatore della cassa spia e, avendo anche l'analizzatore di spettro, l'equalizzatore della cassa spia, possiamo andare a vedere in maniera molto facile qual è la frequenza che provoca il fischio e quindi andare a togliere quella frequenza, come in questo caso, e quindi togliere il fischio. Allora, come promesso, ecco qui l'applicazione per iPad. Come vedete, è abbastanza semplice, ma qualche piccola differenza c'è. Qui di fianco trovate il main mix, tutte le aux, e poi qui le mandate per gli effetti. E chiaramente tutte caratteristiche come fader, i nomi dei canali sono identiche. E cliccando ad esempio sulla traccia kick, qui troviamo, non abbiamo tutto più, non abbiamo più tutto su una schermata come prima, ma ogni processore, ogni cosa è su una schermata a parte. Quindi qui ad esempio abbiamo nella sezione input il gain del canale, su sense le mandate delle aux, qui il gate, questo qui è il compressore. L'equalizzatore, anche questo all'analizzatore di spettro chiaramente. Qui gli effetti che dopo vi farò vedere. E qui il pan. Io per praticità utilizzo molto il cellulare perché lo collego all'asta microfonica, ma chiaramente il tablet offre una visione un po' più ampia e per alcuni potrebbe rimanere un po' più comodo. Ora, come promesso, voglio farvi vedere gli effetti. Clicchiamo su FX. Possiamo scegliere fino a 4 effetti. Clicchiamo sul primo cliccando Edit. E qui tutti gli effetti che abbiamo a disposizione. E ne sono davvero molti. Dallo Hall Reverb, Room Reverb, dai delay, dai chorus, dai tremolo. E quindi ne possiamo selezionare 4. E poi, tramite le mandate, ad ogni effetto attribuiremo
uno strumento. Come dicevo in precedenza, prima di lasciarvi volevo darvi qualche consiglio. Io collego il mio cellulare a questo clip che attacco all'asta microfonica che utilizzo per cantare. Questo mi rimane molto comodo perché riesco a gestire il mixer senza spostarmi, in quanto il mixer diventa il mio cellulare e quindi il cellulare ce l'ho proprio davanti a me. Il secondo consiglio che vi do è di fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi, ovvero una volta che avete la custodia, inserire il mixer e un modem piccolo qui davanti, nella tasca davanti, collegare tutto, lasciare tutto collegato e lasciare fuori semplicemente una piccola tesca a cui vi rimane attaccato sia la presa della corrente del mixer che del modem, in modo tale che avete tutto già montato e quando suonate live attaccate semplicemente la tesca alla corrente. Questo velocizza molto i tempi e rimane davvero molto, ma molto comodo. Ora, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Per qualsiasi domanda scrivete pure qui o nella mia pagina Facebook e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!